era inaspettato solo per chi non segue le vicende piacentine. Io ho già avuto modo di dire che in sé un ritiro di deleghe non si commenta perché rientra nelle prerogative del sindaco, quindi si è ritenuto di farlo, ha fatto bene a farlo. Commenteremo lunedì, visto che ieri c'è stata la conferenza dei capigruppo e si è definito che lunedì in consiglio comunale il sindaco commenterà questa sua decisione. Noi ci riserviamo per serietà politica di commentare le motivazioni che il sindaco vorrà addurre per questo ritiro delle deleghe. Il dato di fatto politico che in questo momento mi viene da commentare è che per oggi, cioè fino ad oggi, abbiamo in un anno e mezzo di amministrazione la cosa che si ricorda di più sono i divisori anti-bivacco sulle panchine dei Giardini Margherita, che è francamente un po' poco. Quindi io mi auguro che il sindaco, che fra le altre cose ha pure deciso di fare anche il presidente della provincia, quindi evidentemente ritiene di avere tempo e risorse da spendere, finalmente si metta vicino una squadra in cui crede e cominci a lavorare. Questa è la prima lettura politica di questa situazione che è esplosa ieri.